Inflazione record, si sfiora il 12%, non è mai stata così alta dal 1984, pesa sempre di più il carrello della spesa, i rincari di energia e beni alimentari stanno portando le famiglie a ridurre i propri acquisti. I prezzi sono esagerati. Sono alte, rinunciamo a tante cose. È un momento molto difficile sicuramente per tutti, soprattutto per le persone che come me hanno uno stipendio fisso e che quindi vedono questa oscillazione enorme e si cerca di tagliare quello che è possibile. Crede che questo governo debba in qualche modo risolvere questo problema? È stato chiamato per fare questo, quindi se non lo sa fare se ne andassero a casa. Ci tenevamo a Draghi e stavamo ad un altro livello. Anche perché hanno garantito, insomma, di essere più presenti per le famiglie, per la disparità di trattamento, insomma, di eliminare il divario, vedremo. Indubbiamente la politica dovrebbe aiutare, così come logicamente anche gli italiani in sé per sé dovrebbero trovare le soluzioni nelle piccole cose del quotidiano e tutto quanto. Ho 80 anni, quindi ho vissuto, diciamo, tutti i governi, se si può dire così. L'inflazione c'è, cioè stiamo andando veramente, stiamo alla frutta quasi. Spero, cioè, sono scettica, però io mi aspetto qualcosa. Veramente stiamo andando molto male, molto. Un cambiamento, chi lo sa, se andiamo peggio o meglio. Aspettiamo.